conto le reazioni e le dichiarazioni che stiamo leggendo in questi minuti. Noi siamo in una fase di piena opposizione e di contrasto di merito di un decreto, che è il decreto Rave, che, se mi consentite un termine, fa schifo. Ed è un decreto completamente sbagliato in tutti gli aspetti che affronta, dall'introduzione del reato penale sul rave alla reintroduzione dei medici Novax e agli elementi che sono stati aggiunti su questo durante la conversione, alla sospensione di alcuni mesi della Cartabia, e l'abbiamo contrastato puntualmente nel merito con gli interventi di chi vi sta parlando, in primis di Enrico Costa, che ha seguito in commissione il provvedimento. Ci siamo uniti in una opposizione dura, fino anche a presentare 21 ordini del giorno che hanno consentito il protrarsi dei lavori, che riprenderanno alle 19 di oggi con le votazioni. Dopodiché siamo ad un punto. Questo decreto domani viene convertito o in una modalità di svolgimento dei lavori ordinari, o con l'utilizzo già anticipato, tra l'altro pure dal governo in maniera abbastanza improbabile, della tagliola. L'opposizione ha due strade: portare a casa come obiettivo per il Paese che gli abbiamo fatto usare la tagliola e che abbiamo fatto forzare le procedure parlamentari, come se la forzatura parlamentare fosse un elemento di rilievo, che ha precedenti tra l'altro che riguardano il centro-sinistra, oppure dire: ferma, ci sono contenuti di tale gravità che, a partire da quelli e non solo su quelli, chiediamo un impegno al governo affinché non si continui ad andare in quella direzione. E abbiamo individuato un punto che è una battaglia non solo di Azione Italia Viva da tempo, che è la legge Bonafede. Nella fattispecie, nell'ordine del giorno tanto discusso, si fa riferimento all'aspetto della prescrizione della legge Bonafede. E quella legge se la sono votata il governo giallo-verde, Lega e Conte. E il PD era con noi, insieme a noi, a dire che era una schifezza, addirittura sul piano costituzionale, togliere un elemento di garanzia, cioè fino al terzo grado di giudizio tu sei innocente, di conseguenza non si capisce perché dopo il primo cambiano le prerogative che la giustizia mette in campo. Insieme ci siamo opposti a quel provvedimento. E noi non abbiamo fatto questo accordo col centrodestra sottobanco, mollando il fare opposizione, che torneremo a fare in aula fra pochi minuti, votando contro provvedimento. Ma l'abbiamo fatto a partire di ciò che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, quando nemmeno sapevamo con chi avremmo avuto a che fare. E alla voce giustizia, nel nostro programma elettorale, c'è settore penale, ripristino della prescrizione sostanziale, cioè riavvolgere il nastro su ciò che Bonafede ha fatto in termini di disastro. Ora, io capisco tutto e mi rendo conto di questa difficoltà, e figuratevi chi era con noi come il PD a dire questo è uno sfregio alla procedura della giustizia, alla Costituzione, deve spiegare perché questo ordine del giorno non va bene. È stato fuori che torna la Cirielli. Ma che cosa c'entra la Cirielli? L'ordine del giorno è puntuale: predisporre una rivisitazione organica e il ripristino della disciplina della prescrizione sostanziale ante legge 3 del 19, cioè Bonafede. Tutt'al più Orlando. Infatti un altro esponente dice: no, si torna Orlando. Quindi non hanno ben capito dove si torna. Addirittura la Rossomando ha detto che smantelliamo la Cartabia. Ma cosa smantelliamo la Cartabia? E poi ci dicono: la volevate pure Presidente della Repubblica. Non smantelliamo nulla, semplicemente la Cartabia, che ha provato con tutti gli strumenti a porre rimedio ai danni di Bonafede, aveva una maggioranza che aveva ancora in pancia i giustizialisti. Tanto è vero che hanno introdotto l'improcedibilità, un sacco di deroghe, e oggi che voi parliate con gli avvocati o con i magistrati, quello che vi restituiscono è una confusione sul tema
di come si procede rispetto ai livelli di giudizio, che noi riteniamo, fatto salvo l'obiettivo della certezza dello svolgimento dei processi, che solo il ripristino della prescrizione possa ripartire in termini di riordino puntuale di questo aspetto. Non commento Conte che sta straparlando in diretta, ma Conte è l'unico che comprendo. Gli stiamo smontando un giochino fatto dal peggior ministro della giustizia degli ultimi anni. L'hanno chiamato spazza corrotti, così fa un po' di effetto. Ci racconta che ci sarà la giustizia di serie A e di serie B. Forse c'è oggi la giustizia di serie A e di serie B. Rispetto a chi un appello se lo può permettere in alcuni determinati casi oppure no. Ma si ripristina un principio costituzionale. E questa è una battaglia che Azione Italia Viva hanno messo nel programma parlamentare. Allora io comprendo, però c'è un punto, e lo abbiamo fatto dall'inizio della manovra di bilancio, dove pur prendendo della stampella, sapete qual è, sapete chi è l'unica opposizione che non si è seduta a dividersi le mancette di qualche milione di euro disponibile per i gruppi parlamentari? A proposito di stampelle, siamo stati noi, perché era più importante affermare un principio di rispetto della relazione tra governo e opposizioni, di rispetto delle procedure parlamentari, piuttosto che partecipare al banchetto, anche poco succolento, di qualche decina di milioni di euro. Ma noi l'opposizione la intendiamo così, che mentre contrasti un provvedimento sbagliato, cerchi di conquistare un aspetto di miglioramento per il Paese. E l'aspetto di miglioramento è che oggi c'è un impegno nero su bianco del Governo a mandare in soffitta quello che è stato un errore storico fatto nel nostro Paese durante il Governo giallo-verde. Punto e a capo. Dopodiché io non mi infilo nelle polemiche con nessuno, ma non consento a nessuno di raccontare l'opposizione forte, debole, la stampella, perché noi saremo in aula fino alla fine. C'è solo un punto, che qualcheduno porterà lo scalpo del colpo di Stato, della ghigliottina, ma i decreti vanno convertiti. Certo, era giusto fino alla fine, ma li abbiamo portati al 30 di dicembre, con il concorso di tutti, quando questo decreto scade. E quindi è più ragionevole l'appello di Letta al governo, che dice fatelo decadere, ma nemmeno Enrico Letta, che sa benissimo che i decreti vanno convertiti, incentiva un lavoro che ormai è un lavoro sostanzialmente che o nella dialettica tra maggioranza e opposizione il governo decide di fermarsi, cosa che non mi pare nei fatti, oppure aveva senso che non ci lasciassero da soli a portare elementi di migliorie, ma che tutti utilizzassero la relazione con il governo per impegnarlo a fare cose migliori di quelle che sta producendo. Con la fermezza che anche oggi Carlo Calenda ha usato nelle parole al Senato. C'è una nettezza nel nostro stare all'opposizione che non è in discussione. Questo era quanto intendevo precisare. Enrico, Ettore, Elena, che poi hanno anche la parte forse relativa all'ultima informativa, che mi sembra di particolare attualità. Sì, io voglio fare semplicemente un piccolo quadro relativo all'ordine del giorno sulla prescrizione. Allora, io non è il primo ordine del giorno che faccio sul ripristino della prescrizione sostanziale. Tutta la scorsa legislatura l'ho passata a fare proposte emendative in questo senso. Allora, purtroppo devo dire, e io capisco il Partito Democratico che è nell'imbarazzo di non voler scontentare i nuovi amici del Movimento 5 Stelle e cercare di non contraddirsi rispetto all'essere stati all'opposizione fermissima e di buona fede quando ha approvato la spazza corrotti. Però il venirci a dire che la riforma Cartabia ha risolto tutto quanto, devo dire che non è molto onesto. La Cartabia ha fatto tutto quello che poteva fare nelle condizioni date, perché alla Cartabia è stato imposto di non toccare la riforma Bonafede e lei non ha potuto toccare la riforma Bonafede, tant'è che Bonafede aveva previsto la sospensione della prescrizione dopo il primo grado e la sospensione della prescrizione dopo il primo grado è rimasta tale. La Cartabia cosa ha fatto? Ha fatto una cosa diversa, ha aggiunto per l'appello la prescrizione processuale, la improcedibilità.
con una serie di deroghe e di eccezioni imposte dal Movimento 5 Stelle che la rendono comunque sterile. Le due cose sono cose diverse. Noi vogliamo ripristinare un'ordinata prescrizione. Perché? Perché se facciamo questi raggiungiamo la ragionevole durata del processo. L'obiettivo è quello di abbreviare i tempi dei processi. Perché se oggi tutto il tempo della prescrizione si consuma, si può essere consumato fino al primo grado, significa che tu hai dei reati per i quali, per arrivare al primo grado, hai tempo a metterci 12 anni e mezzo. Anche di più. Quindi, se invece tu dal fatto alla sentenza definitiva hai 12 anni e mezzo, c'è una bella differenza come tempi. Questo è l'obiettivo. Io devo dire, e penso dovrebbe essere l'obiettivo di tutti quelli che hanno a cuore la giustizia. La maggioranza è d'accordo sul nostro ordine del giorno e noi, per noi dovrebbe essere un problema. Non è un problema. Per noi, devo dire, sì, è una vittoria. È una vittoria perché quello che abbiamo scritto nel programma è un qualche cosa che ha fatto breccia, è un qualche cosa che ha convinto. È evidente che è un atto di indirizzo e dobbiamo fare in modo che in Parlamento quell'atto di indirizzo si traduca. E allora vi anticipo una cosa. Oggi abbiamo depositato una proposta di legge che scrive esattamente quello che abbiamo messo nell'ordine del giorno, la cancellazione della buona fede e il ritorno alla normativa precedente. La depositiamo e chiederemo la calendarizzazione in modo tale che a un atto di indirizzo consegua un atto formale. Misureremo la maggioranza su questo. Poi, se il Partito Democratico vuole votare contro la riforma Orlando, le tesi di Orlando, è libero di farlo. Beh, non so come faccia Orlando, avrà una crisi di identità, magari lo stesso Orlando voterà contro se stesso. Questo tutto è possibile. Quando ci sono i 5 Stelle, l'alleanza con i 5 Stelle si tradiscono, devo dire, tutte le posizioni. Però questa è la ragione. E sulla giustizia proseguiremo in questo senso. Porteremo le nostre proposte. Alcune non verranno accolte, ovviamente. Perché, devo dire, non sarà semplice per il ministro Nordio portare a casa tutti i suoi obiettivi. Avrà l'ANM, avrà la macchina ministeriale, una parte si metterà contro, ha una parte della maggioranza che mi pare che viva con un certo fastidio le posizioni del ministro Nordio. Beh, noi invece quelle posizioni che ha annunciato le sosteniamo, vogliamo sostenerle, siamo dalla sua parte e anzi aiutiamo anche con le proposte di legge. Questo è semplicemente per dire che un conto è portare avanti le nostre linee, altro è fare l'opposizione. Oggi voteremo contro il decreto Rave, l'ho detto, è un fritto misto, norma penale inserita attraverso un decreto che è l'opposto di quello che dovrebbe essere l'attività chirurgica nel ragionare sul codice penale e quindi io sono contento di questo, nel senso che finalmente riusciamo a essere trainanti sul tema della giustizia. Riusciamo anche dall'opposizione a portare avanti i nostri temi e a farli, diciamo, assorbire da parte della maggioranza. Io mi fermo qua e lascio. Grazie, ma io credo che ci sia poco da aggiungere sulla motivazione che ci ha portato a tenere una posizione fermamente contraria o positiva a questo, la conversione di questo decreto e contestualmente provare a risolvere alcune criticità. A questo punto sfidiamo la maggioranza a essere coerente con un'assunzione di parere positivo perché l'impressione che abbiamo è che questo governo sia troppo spesso impegnato a fare l'opposizione dell'opposizione piuttosto che fare la maggioranza che è in grado di governare. C'è un punto specifico che ha appena descritto il collega Costa e su questo davvero attendiamo prontamente una risposta. Non posso tacere, non è l'oggetto, diciamo, dell'ordine del giorno, ma è in corso, sono appena intervenuta, abbiamo appena ascoltato l'informativa del ministro Schillaci. Noi andiamo a convertire, il Parlamento andrà a convertire con il nostro voto profondamente contrario, motivato, argomentato, non semplicemente gridato, annunciato attraverso un ostruzionismo che alla fine non porta a migliorare niente, il fatto che si va a approvare un decreto che lo stesso governo ha già contraddetto. Perché deve essere chiaro a tutti che ieri è accaduto che il ministro
della Salute Schillaci ha dovuto fare un'ordinanza per correggere una norma che la sua maggioranza aveva introdotto al Senato e sulla quale ha ottenuto la fiducia nelle stesse ore in cui firmava l'ordinanza per superare e contraddire questa norma in Parlamento, che è la storia dei tamponi per l'uscita dall'isolamento per i casi infetti. È evidente che questo governo non è in grado di affrontare la capacità concreta e coerente di dare delle risposte, perché se in uno stesso decreto bloccano la Cartabia, introducono una penalizzazione sul decreto del REV, che vi ricordo, ce lo ricordiamo, il ministro degli interni che diceva no, ma non è esattamente come è scritto, poi sono i giudici a doverlo interpretare, cioè siamo di fronte ad un governo nel quale il ministro dell'interno ha detto saranno i giudici a doverlo interpretare e ha dato la sua interpretazione a mezzo di intervista stampa e, come sapete bene, le interviste contano poco, conta quello che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e sulla parte della sanità hanno indebolito le procedure e il decreto viene convertito nel momento in quale il Paese si accorge che il Covid non è finito e che serve invece queste procedure metterle in modo efficace in campo, proprio per evitare che si torni a quella che era invece una situazione drammatica, che era quella delle chiusure e della tragedia del Covid. Quindi là noi non ci vogliamo tornare, quello che noi abbiamo messo in campo con il governo Draghi era stata invece una procedura che garantiva le libertà personali delle persone. Di fronte a tutto questo, un'opposizione seria cosa fa? Chiede al governo di cambiare idea, propone in modo concreto come cambiare idea e non arretra rispetto a tutto questo. Quando riesce a ottenere di smuovere da parte del governo qualcosa di positivo, cosa fa? Fa un passo avanti, dice bene, adesso dall'ordine del giorno si passi alla calendarizzazione della PDL. Semplicemente, come dire, provocare il governo per poter avere un argomento per uscire e dire abbiamo fatto un'opposizione di ostruzionismo ottenendo che hanno messo la tagliola ma hanno approvato un decreto senza nemmeno assumersi la responsabilità di correggere delle parti che vanno corrette, per me quello è un risultato sterile da un punto di vista di quello che deve essere un'opposizione seria e coerente, ma soprattutto che deve servire al Paese. Io penso di non dover aggiungere nulla se non i ringraziamenti al lavoro fatto da Enrico, che come ha giustamente ricordato noi ogni tanto lo sottolineiamo, ha fatto una battaglia nell'altra legislatura e questa legislatura ha cominciato, ha portato avanti un risultato importante come il lavoro di Matteo. Vale la pena ricordare che mentre noi lavoravamo per questo risultato c'era chi lavorava dicendo l'ostruzionismo sarà più duro se l'ordine del giorno del nostro gruppo parlamentare verrà accolto. E lo dico perché anche nel resto delle opposizioni, purtroppo con la nostra, con la scissione che ci fu qualche anno fa nel Partito Democratico, il garantismo si è scisso e se n'è andato dal Partito Democratico. Oggi sono convintamente sulle posizioni del Movimento 5 Stelle in quel gruppo parlamentare e noi li sfidiamo a sostenere un'azione che porta con profondamente riformista e legata al rispetto della Costituzione e a votare il nostro ordine del giorno. Aggiungo un elemento, la giustizia e le riforme saranno elemento trainante in questa legislatura. Ha detto bene Matteo che noi ci siamo saldamente all'opposizione, ma saldamente all'opposizione vuol dire per noi lavorare per gli italiani che ci hanno mandato qui, ci hanno mandato a governare il Paese, poi i voti non sono stati sufficienti a governare il Paese, ma noi da qui, dall'opposizione, vogliamo dare il nostro contributo. E il terreno della giustizia, se il ministro Nordio porterà avanti con coerenza e la maggioranza glielo lascerà fare, porterà avanti con coerenza le cose che ha detto in queste settimane, in queste prime settimane, che ha detto in Commissione alla Camera e al Senato in maniera molto chiara, è un terreno che può essere utile non per un'intesa politica che non ci può essere, ma per un lavoro per gli italiani che invece ci deve essere, perché noi siamo venuti qui a fare esattamente questo. No, Fulminio, vorrei solo dire che noi sappiamo che è in corso il congresso del Partito Democratico e sappiamo che c'è un confronto tra candidati. Io penso che questo sarebbe un tema straordinario per dare contenuto a un dibattito che per il momento è solo, tra virgolette, tra figurine.
si discuta e vediamo quali sono le linee all'interno del Partito Democratico rispetto alla giustizia, al tema giustizia. E vorrei ricordare che Elena Bonetti, Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, che si sono dimessi dal governo Conte 2, erano pronti a dimettersi nel 2020 esattamente sul tema della giustizia e della prescrizione, quando poi intervenne il fenomeno pandemico che ci fece fare, come dire, sterilizzare la situazione, ma tutti i giornali e noi stessi abbiamo annunciato che su questo tema Italia Viva sarebbe uscita dal governo, l'opposizione di Azione era già preventiva, diciamo, rispetto al governo e su questo tema. Quindi vorrei dire che certamente questo sarà un tema, insieme ad altri, sulla giustizia, che caratterizzerà questa legislatura. E la sfida è vedere se dall'opposizione si riesce a ottenere qualcosa, non per il Terzo Polo, non per Italia Viva Azione, ma per il nostro Paese. Noi riteniamo che se questo ordine del giorno va bene e si fa questa riforma, noi abbiamo guadagnato qualcosa per il Paese, per lo Stato di diritto di questo Paese. Ma non c'è un clima di collaborazione, cioè non, da questo punto di vista, ripeto, non c'è un provvedimento sul quale il nostro voto abbia avuto aspetti di ambiguità. C'è un'impostazione nostra nel fare opposizione, dal dialogo aperto preventivamente sulla manovra per cercare di migliorare la proposta che era uscita dal governo, fino ad un atteggiamento costruttivo in commissione che ha avuto come risposta il calpestare dei principi minimi di dialogo, di lavoro comune, fino ad avvisarci dalla presidenza della Camera che forse non avevamo ricevuto un fax che cambiava sostanzialmente la natura della manovra. Cioè io non so, è chiaro che quando il governo pone una questione sulla quale intende dialogare con le opposizioni, noi ci siamo. È il presidenzialismo? Su quali contenuti, su quali basi? Ma io credo che se il governo apre una discussione sulle riforme istituzionali non può esistere un'opposizione che si sfila dal partecipare a quel dialogo, che non vuol dire votarle insieme, che non vuol dire condividerle preventivamente. Diciamo che proprio questo ambito politico sul tema delle riforme istituzionali le ha provate tutte per ammodernare il Paese, anche prendendo quello che ha preso. Ora, noi abbiamo alcune idee che partono dal principio che chi va eletto direttamente non è il Presidente della Repubblica, ma che è chi governa sul modello del sindaco, e su questo siamo pronti a capire. Oggi la Meloni ha fatto riferimento al semipresidenzialismo, che vuol dire che discutiamo anche di funzioni, ma il punto è, se c'è un tavolo di dialogo, che non è collaborazione preventiva, ma è dialogo nel merito, sulle riforme, ovviamente, e io spero tutte le opposizioni ci saranno. Se posso aggiungere su questo, io penso che una opposizione che si sottragga ad un dialogo, anche nel dire votiamo contro e questo pezzo non ci troverà, diciamo, a fianco, anche quando abbiamo detto non stiamo nei lavori della commissione, è un'opposizione che fa politica, ed è in virtù del fatto che noi esercitiamo questo dialogo chiaro e nitido che noi oggi possiamo dire che, proprio perché ci siamo seduti ad un tavolo di confronto col governo, quello che la Presidente Meloni ha detto in conferenza stampa, cioè la legge di bilancio che ha descritto in conferenza stampa, non è la legge di bilancio che è stata approvata dal nostro Parlamento. Perché quando la Presidente Meloni dice che questa legge di bilancio ha prioritariamente investito sui giovani, sull'aumento del lavoro, sull'aumento della produttività delle imprese, probabilmente o aveva davanti i nostri appunti, cioè quelli che hanno trascurato e non hanno applicato nella legge di bilancio, o aveva in mente un altro film. Non è quello, perché i soldi per i giovani non ci sono, hanno tolto 230 milioni della 18 app. Investimenti reali sull'aumento dei posti di lavoro, a parte prorogare la decontribuzione che noi avevamo introdotto per le donne e dei giovani, non c'è null'altro. La produttività delle imprese,
Industria 4.0, Impresa 4.0 non hanno voluto rifinanziarla. Forse l'unica ricchezza che hanno aumentato mi pare che sia quella delle squadre di Serie A con il fondo che viene destinato a loro. Dunque, io da quello che ha detto prima l'onorevole Costa ho capito che lui ha già presentato una proposta di legge che raccoglie un po' il testo e il senso dell'ordine del giorno che è stato votato. Mi sembra di aver capito questo, no? Sì, esattamente. Ecco, allora io quello che volevo chiederle è questo. Allora, perché non, diciamo, non avete, se non avete pensato voi di approfittare di questa diciamo, circostanza favorevole, non solo per presentare una proposta di legge in questo senso, ma una proposta di legge o comunque una normativa complessiva che raccolga anche tutte le cose che ha detto Nordio nel corso delle audizioni che ha fatto qui alla Camera e al Senato. Voi fareste portatori di questa cosa e in qualche modo li mettereste in difficoltà, considerando che il Ministro ha detto delle cose che finora mi sembra non si siano viste. Grazie. Ma a me pare che noi tante proposte di legge le abbiamo presentate prima ancora che si insediasse il governo, anzi sono le prime proposte di legge. C'è qua Roberto Giachetti sul tema della separazione delle carriere, abbiamo presentato la proposta di legge di iniziativa popolare già predisposta, promossa dall'Unione Camere Penali. Primi firmatari, primi presentatori, Commissione Affari Costituzionali, aspettiamo che il Presidente, che peraltro è di Forza Italia, la calendarizzi. Abbiamo presentato proposte sulla custodia cautelare, abbiamo presentato proposte sull'abuso d'ufficio, abbiamo presentato sui temi che ci convincono evidentemente e quindi su questi argomenti ci confronteremo. Le abbiamo su ogni materia, penso ad esempio al tema del giudice collegiale per la privazione della libertà personale, citata da Nordio. È stato un nostro emendamento già nella scorsa legislatura in molti casi che esponenti di Forza Italia ci avevano detto non si può fare questa cosa perché tre giudici devono essere meglio di uno. Adesso noi speriamo che Nordio li possa convincere su questo tema. E c'è un tema, devo dire, sulla giustizia molto importante che è un po' trascurato. E il tema dei decreti attuativi della riforma del CSM. Noi adesso avremo da eleggere il CSM. La Cartabia nella scorsa legislatura, il Parlamento ha approvato la legge delega. Questo governo dovrà esercitare la delega e noi ci aspettiamo che venga esercitata in modo assolutamente rigoroso. Faccio l'esempio, il fascicolo della valutazione del magistrato, tante cose. E guardate, sulla giustizia io penso difficilmente potremo essere presi in contropiede sui temi, sulle proposte, a maggior ragione se sono proposte liberali come quelle che sta facendo Nordio. Io penso che noi potremmo essere anche dei punti di riferimento le politiche liberali di fronte, io penso, ad alcune resistenze che potranno esserci nell'ambito della maggioranza stessa, perché sono convinto che alcuni nella maggioranza stanno storcendo il naso, lo fanno oggi silenziosamente, ma non vorrei che mettessero in qualche difficoltà o facessero finire nelle sabbie mobili le idee di Nordio.